Salve a tutti, sono Mighty Pirate, un temibile recensore. Nuovo ordine mondiale! Già, nuovo ordine mondiale! Ricevo richieste per fare questo film dal giorno in cui è stato annunciato. Sapevamo che sarebbe stato stupido, sapevamo che sarebbe stato ridicolo e sì, lo è stato. Cos'è nuovo ordine mondiale? Beh, avete presente i complottari su internet, quelli che dicono che ci sono le scie chimiche che ci instupidiscono, che siamo controllati dai rettiliani, che ci vogliono mettere il microchip nella testa? Hanno fatto un film, questo film. Le teorie sul complotto esistono dall'alba dei tempi, o meglio, da quando è nato internet. Alcune probabilmente hanno un 1% di fondamento di verità, che poi viene esasperato e gonfiato a 2000 milioni per cento. Altre semplicemente nascono da notizie false e dall'eccessiva paranoia di alcune persone. Personalmente vi consiglio semplicemente di non fidarvi delle cazzate sensazionalistiche che girano sul web e visitare qualche sito serio come Bufale un tanto al Kilo o bufale.net se vi vengono dei dubbi su alcune notizie strane. Non fidatevi di chi spara cazzate, ne girano troppe! L'internet ha persino creduto per un paio di settimane che Massimo Boldi potesse interpretare Berlusconi in un film di Sorrentino. Ve la ricordate quella? Sarebbe bastato andare a vedere il Twitter di Boldi per vedere che l'unica cosa di cui era realmente entusiasta in quel periodo erano le riprese per Un altro Natale al Sud! Perché ne hanno fatti 200.000 da quelle parti, ma la bufala sarebbe stata molto meglio della realtà! Ma era una bufala, era bella da credere, ma era una cazzata! Io manterrò abbastanza la recensione sul comico, come sempre, ma se qualcuno di voi crede a certe cose, non venitemelo a scrivere troppo nei commenti, per favore, parlatene con qualcuno di esperto. Io non intendo dare credito alle cazzate sparate in questo film, significherebbe prenderle sul serio. Ah, specifico una cosa, ho la versione di questo film con i sottotitoli in inglese. C'è anche quella con i sottotitoli in arabo che gira sul web, che comunque è una versione ritoccata di questa. Perché sì, i fratelli Ferrara, i registi di questo film, credevano che noi italiani non fossimo all'altezza di questo capolavoro e hanno provato a piazzarlo all'estero. E credo che lo stiano comprando solo gli italiani con l'intenzione di sfotterlo. Comunque devo dirlo, i sottotitoli sono molto utili, mi aiutano a capire che cazzo stiano dicendo questi personaggi la maggior parte delle volte. Infatti mandano poi gli accidenti, rimatta fin l'abuso duro, mandando tutti quanti a fanculo. Mai ti vuoi me, criminale recensore, imparerebbe questi film per ore e ore. Ti fanno schifo, non li può guardare, o semplicemente non ho un cazzo da fare. Beh, durante i crediti iniziali c'è il discorso di un politico intervallato da simboli massonici. Iniziamo bene. Abbiamo la forza e l'opportunità di forgiare per noi e per le generazioni future un nuovo ordine mondiale. Ah, chi ha eletto quel politico? Seriamente, come si fa a prendere sul serio uno con una voce così? Quando ci saremo riusciti, e ci riusciremo, avremo una possibilità reale con questo nuovo ordine mondiale. Un ordine in cui le credibili Nazioni Unite possano utilizzare il proprio ruolo di mantenimento della pace per realizzare la promessa e la visione dei Gran Maestri. Abbiamo il potere di forgiare per noi e per le nazioni future un nuovo ordine mondiale, un governo superpotentissimo a cui io sarò a capo. La mia mamma me l'avrebbe detto che avrei fatto grandi cose dopo la mia collezione di Bratz. Io sono
Sì, suona così. Quando una crisi sparisce, rimane un sedimento. Rimane un sedimento. Rimane un sedimento. Cos'è che rimane? Non l'ho capito. Potresti ripeterlo un'altra volta? Un sedimento. Sedi? Sedimento. Perché si sono messe in opera leggi, istituzioni. Onestamente non riesco a capire di che stia parlando questo tizio e con chi stia parlando. Chi prenderebbe sul serio un tizio che durante una conferenza urla Nuovo ordine mondiale! 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 Credo che lo chiamerò così anch'io ogni volta. Scusatemi se torno indietro un attimo, però ho visto un nome strano fra i crediti iniziali. Ma è il signor Enzino Iacchetti? Quello di Striscia? Quello che si vestiva da donna assieme ad Ezio Grezzo? Quello che sfotteva la signorina Giusi per il quadro? Quello a cui prendeva la ridarella? Quello di Grazio Lepregolo? Che cazzo si fa in un film che inizia con il suo nome vicino all'immagine di un angelo caprone? La cosa interessante è che in questo film interpreta un ruolo serio. Non è la linea comica, non è quello che mettono per fare due battute, ma un vero politico incorruttibile. Probabilmente l'hanno pagato parecchio, oppure doveva pagarsi qualche debito e accettava qualsiasi cosa. Non l'ho mai visto parlare di questo ruolo da nessuna parte. O forse voleva essere finalmente preso sul serio? Ah, in questo canale non si prende sul serio nessuno. Commenterò le sue parti come loro commentano il trasciume che c'è in TV. Dopo questa introduzione a Nuovo Ordine Mondiale, assistiamo ad una riunione leggendaria di super cattivi di quarto livello del gruppo Bloomberg. Sì, scritto come l'ho pronunciato. Nella riunione, oltre a molti tizi misteriosi, c'è un ebreo cattivo, perché ci divertiamo a coltivare un po' di antisemitismo, immagino. Un boss italo-americano che non sa parlare inglese ma ci prova lo stesso. Your country is bearing the crisis better than the third. Il Marco Columbro cattivo che illustra il loro progetto di dominio mondiale. Se non crolleranno le infrastrutture dell'economia entro i prossimi 5 anni, il progetto dovrà ripartire dal principio. Altrimenti come faremo a vendere le caldaie a condensazione? Il discorso piace talmente tanto al boss che inizia a parlare anche lui in italiano, anche perché in inglese non gli andava molto bene. Ho bisogno della vostra totale collaboration. Hai preso lezioni di italiano da Franco Columbu? Con l'innalzamento della criminalità avremmo il via libera per il displacement, come si dice, dislocamento dell'esercito sul suolo cittadino. Già, l'obiettivo deve essere proprio fare un displacement nel territorio, che non si pronuncia nemmeno così. Sveglio! La crisi è voluta dalle multinazionali cattive, dagli italo-americani che non sanno parlare inglese, dai Marco Columbro tarocchi e dagli ebrei dallo sguardo psicopatico che vogliono mandarci l'esercito nelle città per tenersi tutti sotto controllo! Zuckerberg però riesce a farlo da casa con un social network. Ma volete mettere con le cospirazioni, con le riunioni dei cattivi vecchio stile? È molto più affascinante, no? Vedersi in un posto segreto, cospirare, tramare. L'incontro è talmente segreto che viene ripreso dalla videocamera di un tizio che si fuma più sigarette di Jigen. Vabbè, passiamo a conoscere l'eroe di questa storia, ovvero... il commissario Torre! Non sapete chi è? Beh, ce lo spiegano gli articoli a casa sua. Ma... ha salvato una bambina, ha arrestato un boss mafioso e scongiurato una catastrofe nucleare! Torre è un vero eroe non celebrato del nostro tempo.
credete che vada in giro a presentarsi dicendo: salve, sono il commissario Torre, forse vi ricorderete di me per film mai andati in onda come I predatori della bambina perduta, La polizia napoletana contro l'uomo radioattivo o Il commissario Torre contro la camorra? Ma che figata! La voglio anch'io una parete così sulle mie imprese! Il commissario Torre, interpretato da Marco Ferrara, uno dei tre fratelli, quello che sapeva fare a recitare, immagino gli altri due sapevano scrivere e dirigere, si sveglia prendendo un'aspirina. Ah! Una chiara cospirazione delle case farmaceutiche! Che malvagità! E riceve pure un encomio nazionale. E ne ha un cassetto pieno? Che cos'è per lui quella? Carta da riciclare? Mi immagino che se la Torre traballa un po' alla scrivania, prende un encomio nazionale e glielo butta lì sotto a mo' di zeppa, oppure se deve soffiarsi il naso e ha finito i fazzoletti, vabbè, un encomio nazionale, uno in più, uno in meno, oppure se in bagno finisce la carta igienica. Vabbè, avete capito. Tagliamo su una conferenza del governo in cui c'è un capo di stato o qualcosa del genere interpretato da Marzio Onorato, che fa una conferenza stampa assieme a Enzo Iacchetti. Dai Besughi, vediamo come se la cava! Il signor Enzino è impegnato in una conferenza stampa, ma sentite cosa dice! Come ministro della difesa io ho la responsabilità di stabilizzare. Ma l'avete sentito? Riascoltiamolo! Come ministro della difesa io... Come ministro della difesa... Come ministro della difesa... Dice proprio di essere il ministro della difesa! Come ministro della difesa... Ma con quella faccia cosa vuole difendere, signor Enzino? Più che il ministro della difesa, lei è il ministro della discesa! Della sua carriera di attore! Come ministro della difesa... Da dove venivano gli applausi e le risate finte? E andiamo a questo punto in un centro di addestramento della polizia in cui una ragazza disarma in fretta un poliziotto per un test e... Rivediamo uno degli approcci base durante una possibile aggressione. Ipotizziamo che il soggetto sia armato e che... Non va bene. La reazione di Sara va bene per un film. Nella vita reale... C'è l'85% di probabilità che sia questo. No! Non ci sono i presupposti qua per dire il nostro film riflette la vita reale. Il vostro ministro incorruttibile è interpretato da Enzo Iacchetti. Il vostro capo del nuovo ordine mondiale non ha letto 5 parole in inglese. Volete che sia realistico un personaggio come Torre che utilizza gli encomi nazionali per incartare la cena di ieri sera? Ma porca puttana! No! In realtà Torre si è messo a rompere i coglioni per fare un predicozzo sul lavoro di squadra e fa 200 bla bla inutili sul fatto che gli errori possono essere fatali e non smette più di parlare. Almeno evitasse di dire una frase alla volta per non scordarsi le battute. Io spero che da domani tutta questa bella teoria che conoscete a memoria la metterete in pratica. In azione bisogna essere freddi e calcolatori. Prendete esempio da Lanza. E ricordate, le emozioni portano all'errore. Mai essere troppo sicuri o troppo impauriti. Siamo tutti esseri umani e possiamo sbagliare. Ma nel nostro lavoro un solo errore può risultare fatale. Tenete in mente queste parole domani, quando sarete di pattuglia. Ecco. A questo punto dovrei farvi un bel discorsetto di congedo. Non hai ancora iniziato? E allora tutto il pippotto che hai fatto finora, che cazzo era? Un esercizio di riscaldamento? Nel resto del discorso Torre dice che tutto è diventato corrotto, tutto fa schifo e piuttosto che diventare il burattino di qualche politico preferirebbe farsi ammazzare. Là, discorso abbreviato, prossima scena. Franz, se non li passi tu i test di ammissione, allora non li passa nessuno. No.
Ah, ok, questo è uno degli uomini di Torre Ranza che è pronto a lasciare la polizia per entrare nei servizi segreti. E, all'uscita dell'addestramento, una delle ragazze fa una proposta al commissario. Commissario, c'è qualche possibilità di accoppiarci? Ma Torre, porca puttana, cosa gli fai te a queste donne? Scamarzo, rispetto a te fa schifo, te sì che sei il gran figo delle mie recensioni! No, intendeva professionalmente lavorare assieme in servizio, ma Torre non ci sta, è un uomo duro! La risposta è no. Duro, ma che ci tiene a scroccare la cena al vicino di casa ispettore e a sua moglie, interpretata da Stefania Orlando. Tu lo sai come funziona. Tienimi lontano Francesco dalle cose pericolose e tutti i giovedì può venire a distruggermi la casa. Hanno preso ogni celebrità di serie Z che sono riusciti a trovare, cazzo. Vabbè, la serata passa bene a casa dell'ispettore finché sua figlia non dice: mi permetti che non farei succedere niente di brutto al mio papino? Ok, signori, dopo questa sua frase, quanti di voi credono che quest'uomo sopravviverà? Tu forse? No, tu laggiù in fondo? No, magari tu lì nell'angolino? Nessuno? Cazzo, io faccio già il suo elogio funebre. Non ho avuto il tempo di capire il nome di questo personaggio e neanche di dargli un soprannome, onestamente. Non ho neanche visto chi era il suo attore. Però bisogna dire che se n'è andato in un modo... non so ancora come se ne andrà, ma quello che conta è che se n'è andato presto, giusto? Torre poi torna a casa e trova la stessa ragazza di prima che lo aspetta. Come fa una persona fantastica a stare con uno come... A quanto pare in privato sono davvero accoppiati e quindi si mettono a fare del sesso molto imbarazzante. Ok ragazzi, io ci capisco poco di queste scene, ma dov'è la sensualità in questa roba? Non lo so perché, ma sta scena fa schifo. Io lo sapevo, la scena di sesso... La scopata comunque non deve essere andata molto bene, perché Torre è turbato, pensa che qualcosa non vada. Mi dici che hai? Chiede quindi chiarimenti e riceve una bella notizia. Sono incinta, Massimo. Ah. E... com'è successo? Quale ragazza non vorrebbe vedere un'espressione del genere quando annuncia al compagno la nascita del figlio? E... com'è successo? Ma poi soprattutto le chiede com'è successo? Come dire, non lo sa? Cioè, Torre non sa come nascono i bambini, la mammina non gli ha mai spiegato niente, non è arrivata nemmeno al discorso api e fiori, quando si bombava la compagna la sera prima non sapeva cosa sarebbe potuto accadere? Wow, Torre, sei probabilmente il primo sex symbol che non sa a che cazzo serva il sesso. Beh, in ogni caso, Torre si preoccupa dei rischi che potrà correre la sua compagna. Ora che c'è il bambino non mi farai più problemi per passare al lavoro d'ufficio, giusto? Io non ci sto in ufficio, Massimo. Quante volte ancora te lo devo ripetere? Ok, faccio già l'elogio funebre anche per questa. Di questa tizia sappiamo qualcosina di più rispetto al morto precedente. O forse dovrei dire morto futuro. Non so chi dei due morirà per primo, ma sicuramente moriranno tutte e due al 200%. E sappiamo che lei aveva il desiderio di accoppiarsi con Torre in ogni modo possibile e immaginabile. In modo romantico soprattutto, ma non le bastava il modo romantico, voleva anche accoppiarsi con lui in modo professionale per essere sempre avvinghiata a Torre in ogni momento della sua vita. Chi non vorrebbe essere avvinghiato a Torre in ogni momento della sua vita? Beh, ci mancherà. A me no, ma forse a qualcuno sì. Ma torniamo ai nuovi mostri! Vediamo il signor Enzino Iacchetti nel tentativo di sedurre una giovane fanciulla! Dove finirà questa serata perfetta? E tu cosa proponi? Forse Enzino che ce la può fare! Ma che succede? La cena viene interrotta da un mafioso poco affidabile! Un saluto gli voglio fare!
La serata del signor Enzino rischia di andare in malora! Posso sapere chi ti manda? Questi non sono cazzi vostri. Il signor Enzino però non ci sta ad andare in bianco e tira fuori un infervorato delle sue con la sua classica serietà per cui tutti lo amiamo e conosciamo. Noi ci aspettiamo che domani mattina... Un attimo di attenzione, prego. Questo signore mi sta minacciando. Cazzo. Con una pistola. Intimandomi a ritirare i soldati che da qualche giorno ci stanno proteggendo da gentaglia come lui. Neanche la mafia gli impedirà di scopare questa sera! Non fatevi mettere sotto da questa feccia. Perché l'Italia siete voi, non loro. Il signor Enzino, per le palle dimostrate, si becca pure l'applauso del pubblico! Probabilmente sarà l'ultimo della sua vita. Il criminale potrebbe aspettarlo tranquillamente fuori di casa. Questo signore mi sta minacciando. Cazzo. Ma non si preoccupi, signor Enzino. Lei è un esempio per tutti. Per la figa bisogna essere anche pronti a morire. Mi viene da fare una voce strana quando parlo di Iacchetti, comunque. A differenza del signor Enzino, Torre ha dormito da solo questa notte e lo chiamano perché a quanto pare dei terroristi hanno preso di mira un supermercato. Sì, non me lo sono inventato. Spero almeno che sia quello di Game Therapy o di Troppo Belli. Nah, neanche il supermercato più scadente avrebbe finanziato questo film. È un alimentari generico in cui avranno girato di nascosto di notte. Confermate che siete in posizione. La situazione comunque è grave, c'è un uomo ferito a terra e... non se lo cagano nemmeno di striscio. Quanti sono? Ok, però mi sembra che ci sia un uomo che abbia bisogno di cure lì dietro. Che c'è? Dentro c'è Sara. Che cosa hai detto? No, davvero, dovreste seriamente chiamare un'ambulanza. Mi raccomando. Ma insomma, non mi sembra il caso di perdere tempo! Commissario, per qualche motivo Sara prima era in centrale. È arrivata una chiamata ed è uscita congelata. Ok, hanno preso Sara! Forse non c'è il tempo per salvare lei, ma si può fare ancora qualcosa per quel poveraccio lì alla porta! E perché non sono scappati? Va bene, lasciatelo lì, chi se ne frega, elogio funebre anche per lui! Il tizio che era alla porta si sarebbe potuto salvare se non avessero perso tutto quel tempo in chiacchiere. Cioè, sì, davvero sarebbe bastato portare una barella lì o soccorrerlo in tempo, ma... no, è morto così veramente a cazzo! Cioè, sono sicuro che era un bravo poliziotto, per carità, è morto in servizio, quindi era un bravo poliziotto! Ma porca puttana! Torre ormai si stava mettendo anche a parlare di quello che aveva fatto il Napoli la sera prima e... sì, era un destino davvero evitabile. La morte è inevitabile per tutti, ma per questo tizio non lo era! Riposi in pace, non lo so. Dopo parecchio tempo, comunque, Torre si decide ad andare dal ferito. Quanti ne sono, ragazzo? Non lo so. Sono entrati. Hanno fatto un casino. Hanno iniziato a sparare alla gente. Credo di averne visti tre. A parte tutto, commissario, io qua starei morendo, porca puttana! Non potete farmele sull'ambulanza queste domande! Poi viene portato via con... davvero poca grazia! Sembra che stiano per gettare via un cadavere invece che soccorrere un ferito! E dopo tutte quelle pugnette sul lavoro di squadra, Torre entra nel supermercato da solo! E li trova quello con il graffio in faccia, sì, un graffio assai poco realistico, che tiene in ostaggio la sua ragazza. E tu chi cazzo sei? Wow, fortuna che era una donna forte e indipendente! Già, per il suo ruolo nel film, questa poteva essere anche la moglie di Torre rapita mentre stava facendo spesa al supermercato. E invece l'hanno resa una poliziotta tostissima e spaccaculi che è stata chiamata in un supermercato. Perché
poi non la vediamo in nessuna scena d'azione, la rapiscono subito, non la vediamo mai agire. Sembra che volessero far passare il messaggio che le donne non possono essere in gamba quanto gli uomini. Ce l'hanno presentata come una sorta di vedova nera, ma adesso questa è la principessa di Super Mario. I rapinatori, a quanto pare, sono professionisti e chiedono tutte le chiavi dell'auto della polizia per rilasciare gli ostaggi. E Torre accetta, ma gli chiede se per favore può smettere di uccidere gente a caso. Sai cos'è che placa la voglia di uccidere? Uccidere. Già, uccidere soddisfa la voglia di uccidere, così come mangiare soddisfa la voglia di mangiare, o andare a fare una passeggiata soddisfa la voglia di andare a fare una passeggiata. Sono felice che abbiamo imparato molto oggi. Comunque non la rilasciano. La ragazza verrà con noi fino a quando saremo al sicuro. Non erano questi gli accordi. Li ho cambiati. E spera per il tuo bene che non li cambi ancora. Ho cambiato il nostro accordo. Prega che non lo cambi ancora. Wow, per essere degli odiatori delle multinazionali sembrate amare davvero tanto Star Wars. Uno dei franchise più commerciali a livello mondiale. Ma sono convinto che fra alieni che dominano la galassia e personaggi con i microchip in testa siete convinti che si tratti di una storia vera. Beh, portano fuori la ragazza e poi la ammazzano. Vorrei dire di essere sorpreso, ma seriamente, sarei sorpreso se qualcuno fosse sorpreso. Ma quello che mi stupisce davvero è la reazione di Torre. Guardate come prende la morte della sua ragazza! Ma cos'è quest'urlo a caso? Non c'è emozione, non c'è tristezza, non c'è sentimento, è solo... un ruggito! Che cazzo è Torre? Un animale della savana? Ce lo vedrei bene all'inizio di un film, comunque. Il grido di Torre dà il via alle urla a caso del film. E mi sa che abbiamo risolto il mistero sul perché non arrivano le ambulanze in questo film. Quello che le chiama non riesce ad esprimersi in lingua italiana. Signore, non riusciamo a capire. Ok, scandisca bene le parole. Nuovo ordine mondiale! Nuovo ordine mondiale! Nuovo ordine mondiale! In qualche modo, dopo una frase di incoraggiamento... Uniti risolveremo tutto! Uniti risolveremo tutto! Rintracciano il furgone dei professionisti che... hanno fatto una strage in un laboratorio misterioso della biotech. Hanno ammazzato parecchia gente, compreso lo scienziato di Independence Day. Oh cazzo, devo fare un alloggio funebre anche per loro. Erano scienziati... Cattivi! Cattivi, vi dico! Avevano un laboratorio di ricerca a Napoli! Sapete la mafia che c'è a Napoli? Era un laboratorio mafioso! Mafioso, vi dico! La scienza è il male! Non finanziate la ricerca! Viva l'omeopatia! Erano scienziati buoni questi? E che cazzo ne so cosa stavano pensando i complottisti quando hanno fatto questa scena? A quanto pare non è possibile sapere che tipo di ricerche facevano nel laboratorio. Che tipo di ricerche facevano qui? Credo non lo sapremo mai. Hanno spaccato i terminali e portato via gli hard disk. Hanno rubato tutti i dati e tutti gli hard disk! Complotto! Uno. Meglio vedere cosa fa il signor Enzino! Oh, è ad una conferenza stampa! La serata deve essere andata proprio bene! Guardate com'è carico! Voglio ribadire il mio completo disaccordo con le decisioni prese dal governo. Dice che l'esercito a Napoli non gli piace, ma bisogna tenerlo! Ammetto che questa dell'esercito è l'unica soluzione praticabile. Ma cosa dice, signor Enzino? Così ci conferma di essere uno dei membri del nuovo ordine mondiale! È l'unica soluzione praticabile.
Bisogna che si mimetizzi meglio, altrimenti la sua cospirazione cadrà peggio di lei quella volta a Striscia la Notizia! No, seriamente, capita qualcosa di strano quando c'è il signor Enzino. Torre però non è ancora riuscito ad azzeccare un'espressione drammatica e frustrato si chiude in casa sperando di riuscirci prima o poi. Magari un flashback aiuta, un po' di alcol... No, continua a non essere convincente, mi spiace. E arriva anche la futura vittima. Pensavo di fare colazione insieme. Ma vedo che hai avuto un'altra idea. E ci rifilano di nascosto un velato riferimento agli alieni, perché ehi, ci voleva. È il caso del brasiliano Antonio Villas Boas, il quale sosteneva di essere stato portato a bordo di un disco volante atterrato nella sua famiglia. Anche se gli alieni e i rettiliani non compaiono in questo film, stanno comunque lanciando degli indizi che magari sono lì dietro le quinte, stanno operando, se li stanno tenendo da parte per il seguito. Peccato che non ci siano in questo film, avevo in mente delle battute bellissime sui rettiliani. Sapete che per questi l'unico che ci ha capito qualcosa del complottone è Akira Toriyama, che in Dragon Ball ha reso il supremo un alieno? Sì, veramente, nessuno però riesce a spiegare i Rekaio, i Kaioshin, Beerus, Zeno e tutti i 12 universi. Si fermano un pochino prima, per loro. Il supremo è un alieno, quindi siamo dominati dagli alieni! Torre non capisce perché dei killer professionisti rapinino un supermercato e poi vadano a saccheggiare un laboratorio. Non ha senso. Sì, infatti il laboratorio ci stava nelle loro cospirazioni, il supermercato... sì, è una stronzata persino per sta gente qua. E si lagna in modo poco convincente per qualche minuto con il suo amico della cosa e due palle! Ma tu in tutto questo come ti senti? Non lo so. L'unica cosa interessante è che l'ispettore continua ad attirarsi sfiga addosso. Ogni frase che dice ci fa capire che morirà presto. In fondo ha scelto lei di fare questo mestiere. Io non so che dire. So soltanto che se perdessi Cristina, uscirei pazzo. Sì, l'abbiamo capito! Morirai presto e lascerai il povero Torre solo e senza amore! Sarà la fine della vostra tresca romantica! Porca puttana, potevi anche evitare di andare a casa sua e fare quel dialogo palloso! Potevi schiattare lungo la strada! Avremmo fatto prima! Poi ricevono una chiamata da Ranza, l'altro poliziotto, lo ricordate, no? Hanno scoperto che non hanno ammazzato una delle ricercatrici, quindi bisogna trovarla per risolvere il mistero di cosa si studiava nel laboratorio cattivo! Non ho più nessuno. Mi sei rimasto solo tu. E Ranza, gli altri colleghi, dei parenti, cioè ho capito che questo qui ha meno possibilità di sopravvivere di uno Stark alle nozze rosse, ma rendetelo meno evidente! La ricercatrice intanto è sull'autobus. Potete capire che è una ricercatrice perché ha gli occhiali ed è impegnata a ricercare sul computer anche mentre è seduta. Non sia mai che tenga il computer in una borsa e che sia una persona normale. Ovviamente sta studiando qualche cazzata sul fatto che le scie chimiche ci rendano stupidi o qualcosa del genere. Beh, di sicuro rendono stupida lei, dato che non sembra sapere che hanno massacrato tutti nel suo posto di lavoro il giorno prima. Se ne rende conto solo leggendo per caso la prima pagina di un giornale di un tizio vicino a lei! Ma come cazzo fa a non saperlo? Ma porca puttana! Si vede anche che ha un cellulare! Non è assolutamente possibile che non sia stata tartassata di chiamate il secondo dopo in cui la gente ha saputo che c'è stata una strage nel posto dove lavorava! Porca puttana! Questa è una cazzata enorme! Ma... Posso... Non ce la posso fare... Beh, meglio tardi che mai, immagino, almeno fa in tempo ad insospettirsi quando vede quelli dei servizi segreti che la vogliono scortare al sicuro. Deve seguirci, è un caso di sicurezza nazionale. Naturalmente anche i servizi segreti sono cattivi perché... Esercito e servizi segreti sono il male! Guardi che non glielo chiedo un'altra volta. Davvero vogliono l'anarchia i fratelli Ferrara? Beh, i nostri eroi entrano in azione, ma i servizi segreti sparano sia alla ragazza che alla futura vittima. Wow, è sopravvissuto.
No, no, non me la bevo, tu morirai. Se fossimo in un film intelligente, magari sopravvivresti, sarebbe un bel colpo di scena. Ma questo film non mi sta dando molti segni di intelligenza! Anche alla ricercatrice è andata quasi bene, è solo ferita, e Torre e i suoi si uniscono all'ambulanza per scortarla. E mentre Ranza è in stato di shock perché lui voleva entrare nei servizi segreti e i servizi segreti sono cattivi, Torre capisce che siamo entrati negli sporchi affari del governo. Siamo entrati negli sporchi affari del governo. Ok ragazzi, voglio provare per un attimo ad entrare nello stato mentale dei complottari. Sveglia, si stanno fregando tutti! Ok. Se questi uomini fossero davvero dei super agenti, super esperti, super professionisti, nascosti, infiltrati fra di noi, che si muovono nell'ombra e che sono impossibili da scoprire, non agirebbero così alla cazzo di cane, porca puttana! Non rapirebbero una scienziata in pieno giorno! Non si metterebbero a fare stragi e sparatorie in giro! Gli sarebbe bastato invitare gli scienziati da qualche parte e farli secchi lontano dagli occhi del pubblico. Oppure potevano semplicemente non dire in giro che erano dei servizi segreti. Lasciavano a casa il tesserino e non li riconosceva nessuno. Potevano assoldare dei mercenari, cazzo ne so. Se il nuovo ordine mondiale fosse gestito in modo così vistoso e stupido, finirebbe nel giro di un paio di settimane. Invece sono molto più attenti, molto più svegli, ci sorvegliano, ci controllano e... Ma l'intermezzo finisce presto perché i servizi segreti professionisti iniziano a sparare all'ambulanza e quindi i nostri devono rispondere all'attacco facendo un bel po' di urla a caso! Cazzo, cazzo! Vado all'ambulanza, coprimi! Ah! Senza via d'uscita, ripeto, senza via d'uscita! Cazzo, vai, vai, vai! Un po' di pianta! Chissà quanti proiettili stanno sprecando. Proviamo a contarli. Troppi, lasciamo perdere. E a un certo punto fanno finalmente fuori l'ispettore vicino di casa di Torre. Sì, era davvero ovvio che accadesse. Seriamente, ci avrei scommesso la casa sulla sua morte. Poi fanno fuori anche 3 poliziotti generici. Ok, facciamo l'elogio anche a questi. I 3 poliziotti generici erano... poliziotti generici, a Torre non gliene fregava veramente un cazzo di loro. Il suo unico amico era l'ispettore, quindi di questi se ne sbatteva altamente i coglioni. E se Torre se ne frega, perché dovrei interessarmi io? Sono morti, ciao! Poi devo anche dire che alla faccia del realismo che sembravano voler trasmettere, questi professionisti sono proprio immortali. Non si beccano un proiettile, neanche per sbaglio. Almeno finché non esce Torre che inizia a spaccare tutto. Ha un'aura potentissima. E Torre utilizza i suoi poteri di super poliziotto leggendario di livello blu per menare uno dei cattivi. E forse esagera un po'. Basta! È già seguito! Nonostante questo atto di sana violenza, i cattivi riescono a mettere KO Torre comunque e spariscono con la ricercatrice, lasciandolo fra le fiamme. Sapete, se non fosse per tutta la storia del complottismo, questo sarebbe un adorabile B-movie d'azione. Anche C, D, E, F, insomma, andando giù con l'alfabeto. Ma vabbè, comunque la storia del complottismo c'è, quindi sono costretto a continuare ad insultarlo. I cattivoni interrogano la ricercatrice in un posto oscuro in cui la gente urla a casaccio nelle altre stanze perché lo fanno tutti in questo film.
e le chiedono dove i suoi colleghi hanno lasciato i loro appunti. Non so di cosa parli. E dove lei ha lasciato i suoi. Sono nel portatile. Davvero siamo stati così scemi? Abbiamo spaccato tutto e non abbiamo nemmeno preso il computer? Ma capo, io ero impegnato a battere il record mondiale di proiettili sparati a caso. Quindi i professionisti devono recuperare il suo portatile. Ce l'ha la polizia. O meglio, quelli della polizia che sono rimasti. Già ne sono morti parecchi. E infatti Torre ci dà una dimostrazione del suo talento drammatico quando Ranza gli comunica della morte dell'ispettore. Francesco! Francesco! Calmo! Calmo! Dove mi vengono? Francesco! Commissario! Commissario! Francesco! 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 Ehi, quei bei denti digrignati indicano drammaticità! Francesco! Ma non c'è tempo per le lacrime. Il suo capo è un Bud Spencer tarocco e ha qualcosa da dirgli. Quest'ora che succede? Succede che questo caso non è più vostro. Mi scuso già per il paragone. Il Bud originale è insostituibile e mi manca davvero tanto. Però bisogna dire che questo qui gli assomiglia parecchio. E non è nemmeno la sua prima versione tarocca. Paul Smith e Michael Coby hanno fatto scuola. Dato che anche il questore prende ordini dai professionisti, decide di sospendere Torre e Ranza dal servizio e questo accade. Io mi distruggo! Vi darò la vita d'inferno! Vi faccio marcire in galera! Frenate! 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 Questa sarebbe un'associazione criminale che agisce in incognito con il questore che urla! Il tizio che porta via il laptop in maniera vistosissima! Gli agenti che fanno la faccia cattiva! Arr, che più cattiva non si può! Wow! Non attireranno di sicuro nessun sospetto su di loro! Secondo me sarebbe bastato fingere di voler collaborare per prendere il computer senza insospettirli. Ma scusate, io evidentemente non sono geniale come questi illuminati. Io uso solo un 10% del mio cervello. Secondo le cospirazioni questi ne utilizzano il 300%. Però, ehi, ci sono evidentemente delle sfumature nel loro complotto geniale che a me, patetico mortale, sfuggono. Non finisce qui, Torre! O forse no. E passiamo al funerale di stato degli agenti di polizia. Io li ho già salutati tutti prima. C'è pure poca gente. Alla cittadinanza evidentemente non gliene fregava un cazzo di loro. Torre poi viene avvicinato dalla figlia dell'ispettore e... Siamo già... No, no, non dirgli che ti aveva promesso che tuo padre sarebbe stato al sicuro. Non dirglielo, non dirglielo! Me l'avevi promesso. Mi avevi promesso che non avresti fatto succedere niente. Ma porca puttana! Sto film vuole fare qualcosa di imprevedibile oltre a dirmi che il governo è cattivo? Il commissario parla della situazione con Ranza, ma è un po' giù di morale. Moriremo tutti. Perché... I cattivi hanno il computer ora, non credo che gli serva altro. Queste persone non si fermeranno mai. Andranno avanti con il loro programma. E se non li fermiamo, allora sì che finiremo anche noi dentro una di quelle fottute bare. Ma te che cazzo ne sai? Hanno rubato la roba dal laboratorio? Sai che cazzo gliene frega di voi adesso? Porca puttana, io da povero imbecille credo che abbiano ottenuto quello che cercavano e che di voi se ne sbattano altamente i coglioni! Cazzo, fratello che dice moriremo tutti! E che dice adesso li fermiamo, moriremo qui noi ora! Raggiungiamo livelli mai visti di pessima scrittura! Beh, comunque Torre si sta cagando addosso e viene finalmente il turno di Ranza di sfoggiare la sua abilità drammatica. Si sono presi tutto. Non si sono presi niente! Niente! Noi siamo la polizia! Siamo la legge! Non possono fermarci! Comunque tutte le urla a caso che ho sentito finora erano nel trailer, non ne manca una all'appello e non ne ho sentite neanche di nuove. Mi viene da pensare che le abbiano inserite apposta per farsi prendere per il culo.
E chi sono io per deluderli? Vi immaginate un Robin Hood, principe dei ladri, scritto dai fratelli Ferrara? Di cosa abbiamo bisogno che la foresta non può fornirci? Abbiamo cibo, legna per le armi. Troveremo riparo e conforto tra i suoi alberi. Sì, ma che sarà delle nostre famiglie? Lo sceriffo si è portato via tutto quello che avevamo. Non si sono resi niente! Niente! Noi siamo la polizia! Siamo la legge! Non possono fermarci. Questa non è la divisa del governo. Questa è la divisa del popolo. Vinceremo noi. Ok, mi sa che muori anche te. Preparo il discorso. Qualcuno potrebbe dire che si sono presi l'ennesimo poliziotto amico di Torre, ma sappiamo tutti qual è la verità. Non si sono presi niente! Niente! Lui era la polizia! Era la legge! Non possono fermarlo! Ma ci sono riusciti, quindi vinceremo noi sto cazzo! In un'operazione degna di Ackerman, Torre e i suoi estrapolano dei numerini dall'hard disk della scienziata. Che cazzo sono questi, gli anni 80? E aspetta un attimo, come hanno avuto il computer? Ho la documentazione per accedere all'archivio. Ho appuntamento domani con una persona che può darci una mano. Uno degli uomini del questore. Ok, dice di aver avuto il permesso per esaminarlo, ma l'hanno lasciato così com'era, non l'hanno distrutto, non l'hanno sostituito con un altro. Wow! Questi illuminati dei miei coglioni che cospirano da millenni, che sono super intelligenti, sono un branco di coglioni se vi devo dire come la penso io, porca puttana! Potevano manometterlo, potevano distruggerlo, ma no! L'hanno lasciato lì perché loro sono svegli, sono intelligenti! Potevano lasciargli anche il loro piano appeso direttamente sulla macchinetta del caffè! Ok, la ricercatrice ha fatto dei vlog quotidiani sui suoi esperimenti che immagino non metteva su YouTube. Molti file sono danneggiati, ma ovviamente ce n'è uno che spiega tutto che si può ancora vedere. Nelle cavi l'effetto ha portato ad un potenziamento neurale, aumentando il quoziente intellettivo e la capacità di apprendimento. Ah, scusate, ho una chiamata. Ah, credevi fossi il colonnello, e invece sono io, Vitoner. Chi? Dai, Vitoner, ero pure nell'ultimo Moccia Time. Sono quello dei sottotitoli, mi hai confuso per Moccia e mi hai mandato a fanculo. Ah, ok, cazzo vuoi? Perché sei qua invece che a sottotitolare roba? Te non sei una sega di Metal Gear Solid, quindi ti chiamo per addestrarti in merito ai riferimenti. Oh, non posso mettere riferimenti a Monkey Island? No. In questo film non c'entrano una fava. Ascolta, questo film è un tripudio di copiature a Metal Gear. I cattivoni di Metal Gear sono i Patriots, un'intelligenza artificiale che mira a conquistare il mondo come questi tizi. La tipa che parla somiglia a Naomi di Metal Gear Solid 4 e Torre sembra usare come Snake il CQC, cioè il Close Quarter Combat, che sicuramente non sai che sono tecniche militari che esistono realmente. Persino le musiche somigliano a quelle del gioco. Buona sapersi, hai finito? Per ora. Tornerò appena ci saranno altre citazioni. Oh cazzo no! In quel filmato scoprono che nel laboratorio facevano esperimenti sulla ghiandola pineale. Sì, quelle robe che piacciono ai cospiratori. E la scienziata si è iniettata un super siero che dovrebbe renderla super intelligente, ma mancano i filmati in cui si vedono i risultati. Quindi Torre decide di andare a cercare risposte da... Andiamo a cercare risposte. Tizio! Si sono scordati di introdurselo? Com'è che Torre va da lui a colpo sicuro sapendo di trovare delle risposte? Vabbè, immagino che ci fosse qualche suo dato nel computer, ma è davvero spiegato a cazzo di cane. Lui è nel laboratorio degli scienziati o nel laboratorio di qualcun altro, nel suo ufficio, che cazzo ne so! E cerca informazioni. O forse è il suo laboratorio, boh! Cazzo! No, non so dove siamo e perché siamo da questo tizio. La storia si è fatta davvero confusa in questo punto. Non ho nemmeno capito se stia frugando fra le sue cose o stia cercando di derubare qualcuno. Sei di partenza, Berta, commissario Torre. Vedo che le presentazioni non servono. Credo che sia un investigatore, comunque. Questo c'era scritto in un foglio prima. Adesso tu mi dici tutto quello che sai su quegli assassini pezzi di merda. Vabbè, questo tizio mostra a Torre l'introduzione del film e... Cos'è questa storia?
quello che non impari sui libri di scuola. Oddio, ci siamo. A quanto pare il dottor Golithi, il boss del laboratorio, aveva inventato una super melatonina, ma non la voleva vendere a nessuno perché era idealista. Lui ha sempre rifiutato. Idealista del cazzo. Se non voleva venderla e non voleva diffonderla, che cazzo ci voleva fare? Battere il record mondiale a brain training? Golithi aveva assunto questo tizio per proteggerlo, quindi immagino che sia un buono, ma forse dopo ha cambiato fazione. Che cazzo ne so, non l'ho capito e non me ne frega niente, onestamente. Vabbè, il suo progetto aveva interessato politici, banchieri e soprattutto la massoneria che li controlla e manipola l'opinione pubblica, affamando interi paesi, mettendo l'esercito se necessario, pur di arrivare al controllo. Da anni questa gente ci controlla. Oramai hanno sviluppato mezzi e tecniche infallibili. Se sono infallibili come in questo film, dureranno mezza giornata! Comunque, cari complottisti, vorrei che il mondo reale fosse così semplice come lo dipingete voi. È quasi poetico, no? Un gruppettino di persone a cui volere male per tutto il male del mondo. Sarebbe semplice, ma la vita reale è complicata! E visto che ci siamo, il detective, immagino sia un detective, che era stato assunto solo per aiutare un povero prof spaventato, ci svela un altro complotto con cui ci stanno fregando tutti! Sveglia! Ma vi siete mai chiesti perché nel dentifricio che usiamo tutti i giorni c'è del fluoro? Fluoro. Fluoro è una sostanza tossica che inibisce le cellule cerebrali. Dosi giornaliere di fluoro rendono l'individuo più docile, più controllabile. Come un idiota! Porca puttana! Spazzolino di merda! Te adesso bruci! Bruci! Il fuoco purificherà tutto e mi salverò dalla cospirazione! Spazzolino, brucia, brucia, brucia! Porca puttana, il dentista mi diceva che se non li lavavo mi sarebbero venute le carie! E io lo pagavo pure, signori! Che complotto del cavolo! Scusate, mi è rimasto chiuso. Oh cazzo, sarà difficile lavarci i denti adesso. Sì, come avrete capito, siamo entrati nel territorio delle cospirazioni. C'è un gruppo di gente che ci controlla e... A quale cazzata volete arrivare, Ferrara? Il biochip. Ma vaffanculo, cioè davvero il biochip, una delle bufale più trash e scadenti che ci sia? Dai, Ferrara, non abbiamo bisogno che ci mettano un chip nella testa, uno smartphone l'abbiamo tutti! Con il biochip installato nel corpo, il controllo mentale sarà totale ed assoluto. Con la scusa di poter controllare costantemente ed in tempo reale pressione, battito cardiaco, organi, funzioni cerebrali. Che cazzo è il nuovo ordine mondiale? Il dottor Zero di Dragon Ball che ci vuole rendere tutti cyborg? Dai, porca puttana! Ferrara, visitate due siti veri e scoprirete che sta cosa del biochip è una cazzata! Anche perché chiunque ne parla su Facebook viene assolutamente deriso, porca troia! E no, non è che una cosa che se uno viene deriso vuol dire che la cosa è vera, se uno viene deriso quando dice una cazzata vuol dire che ha detto una cazzata! Porca troia, ma poi noi esseri umani in generale non siamo così fessi da farci marcare come i cani, ragionate un secondo, non siamo così coglioni da farci mettere un tronco d'albero su per il culo, ci sta solo il manico di scopa lì dentro, dai. Ad un certo punto Torre cerca di capire che cazzo c'entri tutta questa roba con la trama. Golithi stava sperimentando un nuovo farmaco in grado di liberare la ghiandola pineale, in modo non solo da allungare la vita media di circa il doppio, di aumentare anche le funzioni mentali. E naturalmente il nuovo ordine mondiale cattivo non vuole che si diffondano certe cose, altrimenti diventeremmo tutti intelligenti e dobbiamo rimanere stupidi. Sveglia! Io invece mi sa che mi sto addormentando qua. Comunque, anche se non c'entra un cazzo con il microchip, la scienziata ha testato l'esperimento a cui lavoravano nel laboratorio su se stessa ed è per questo che i cattivi la tengono viva. E la cavi a zero. Sì, ha il doppio dell'intelligenza dei normali esseri umani, ma non si era accorta che c'era stato un attentato terroristico nel suo laboratorio. Wow, questa ghiandola pineale! Poi l'investigatore inizia a dire che vogliono inquinare i bacini idrici per rendere la gente stupida e mettere i biochip. Mentre noi parliamo,
Alcuni bidoni carichi di Lethal fermi giù al porto. Aspettano solo di essere svuotati nelle condutture idriche di tutta la nazione. E dopo la contaminazione, la strada per il biochip sarà sempre più vicina. Signori, non me ne frega un cazzo di quello che credete. O forse sì, ma non è questo il punto. Il punto è che tutte queste cazzate come il biochip, le acque inquinate, il fluoro che ci rimbambisce, andavano introdotte prima nella storia. Infilate così a cazzo nel finale, non hanno assolutamente senso. Non hanno senso con il resto della storia. C'era una stagia in un supermercato, c'era una stagia in un laboratorio. Boh, ci sono i biochip, c'è il fluoro che ci rimbambisce. Che cazzo c'entra con il resto? Avevano una fretta tale di raccontare queste stronzate che non sono riusciti a tenersi il cazzo nei pantaloni e hanno eiaculato queste storie prima che il film si togliesse le mutande. Non che si tenesse a vedere la figa di questo film, ma... Che cazzo sto dicendo? Beh, a quanto pare il film ora è diventato una corsa contro il tempo per fermare il complotto per avvelenare l'acqua. Sì, questi illuminati si mettono a buttare della robazza verde nelle condutture idriche. Temo che ci sarà un'invasione di tartarughe ninja a Torre Annunziata. Ma dalle acque escono Torre e i suoi in assetto da guerra. Ehi, Mighty, noti niente qui? Che Ferrara avrebbe dovuto mettersi a dieta prima di girare questo film? No, cioè pure, ma soprattutto indossa una bandana come in Metal Gear Solid. Ha pure la pittura facciale e la divisa mimetica nera, come in Metal Gear Solid 3. Sicuro che non stia citando Monkey Island? Anche le Chuck Pirate God di Tales of Monkey Island è piuttosto nero. Ma vaffanculo. Che è successo? Vito? Vito! Beh, Torre in versione alle Chuck Pirate God è pronto all'azione. Guardatelo, è identico! Peccato che lui e i suoi uomini vengano scoperti subito. Massima allerta, ci hanno individuato! Ci hanno individuato! Ci stanno tracciando, stacca, stacca, stacca! Iniziano a sparare. Davvero tanti proiettili. Quel caricatore non si esaurisce mai, ragazzi. Dopo averne fatto secco qualcuno, Torre in modalità stealth, agile come una gazzella, cerca quello con il graffio in faccia per ammazzarlo. Ma essendo l'altro realmente agile lo frega. Però il commissario conosce la regola dei due passi, introdotta prima. Che non ho davvero capito, dato che non era a due passi di distanza, ma va bene lo stesso. Lo disarma e vuole finirlo a mani nude, per qualche motivo. Cosa vorresti fare adesso? Eh? Arrestarmi! Chi ha parlato di arresto? Mentre Torre inizia il combattimento, i suoi uomini sono entrati in pura modalità urla a caso, ancora più a caso. Wow, siamo entrati in pura fase Alex l'Ariete. Vabbè, lasciamo perdere i filler e concentriamoci sulla battaglia principale. Scontro finale, Torre contro quello con il graffio in faccia. Forza, Torre Pirate God! Dimostragli la forza del voodoo assorbito con la esponza grande! Quel muro deve essere di materiale indistruttibile! Torre, fagli un vero graffio sulla faccia! Comunque vi state menando da parecchio e nessuno vince. Cos'è questo, uno scontro fra cavalieri d'oro? Le energie contrapposte giungeranno al punto di perfetto equilibrio. Da quel momento non potremo fare altro che combattere in eterno! Finalmente, dopo uno scontro davvero lungo, giungono ad una conclusione. Ti ucciderò, Torre! Metto dei valori a caso per le barre, scusate, ma non ci stava tutto il combattimento nel video. Sai cos'è che parla? Voglio uccidere. Non sarà mica uccidere!
ucciderti. Oh, fermo, fermo. Ascolta, ascolta. Aspetta, aspetta. No, no, no. Zitto. Muoia, tizio con il graffio in faccia. Beh, Torre ha ammazzato il tizio. Immagino che questo faccia di lui il nuovo capo del nuovo ordine mondiale. Non so, comunque poi succede qualcosa di misterioso. Un gruppetto di militari misterioso riesce a fare irruzione nel complesso. Cos'è questo rumore? Vado a controllare. Copiando spudoratamente Metal Gear Solid. Sì, lo capisco persino io che non ci ho giocato. Dove cazzo è andato Vitoner? Vabbè, ve la faccio breve comunque, anche perché la scena è lunga. Questi spaccano tutto e riescono ad arrivare dalla ricercatrice. Ma porca troia, ma chi saranno questi poliziotti geni del travestimento che l'hanno fatta in barba agli Illuminati? Togliendovi la maschera avete svelato il mistero! Non avrei mai immaginato che foste voi! È tutto finito. Ehi Vito, scusa se ti chiamo, ma qua c'erano parecchie citazioni e non me ne hai segnalata neppure una. Oh, stai parlando della guardia distratta dal rumore o da quella che chiede conferma della posizione di un collega che non risponde? O magari della scena con i militari che si tolgono la maschera, che era fatta pure meglio? Cioè, perché non mi hai chiamato per spiegarmi tutte queste belle cose? Mighty, io non sono lo strumento tuo né di nessun altro. Dirti le citazioni era una cosa, l'unica cosa di cui fossi veramente capace oltre a sottotitolare, ma almeno io ho sempre fatto le citazioni giuste. Non come te che devi infilare Monkey Island sempre, anche quando non c'entra un cazzo. Piace anche a me, ma quando non c'entra un cazzo, non c'entra un cazzo, su! Quindi sei sicuro che Torre non sia vestito da LeChuck Pirate God? Perché se lo osservi bene puoi notare che il contrasto fra nero e verde è proprio lo stesso. Mighty, addio. Vito! Ma a quanto pare, fra i poliziotti generici sopravvissuti, uno, c'era una talpa che uccide Ranza! Wow, fortuna che a Torre non gliene fregava davvero un cazzo di Ranza. Ma seriamente, vi aspettavate una morale diversa da... Il nuovo ordine mondiale non si può fermare! Il traditore dice a Torre... In fondo ho sempre saputo che sarebbe finita in questo modo. Anche noi, ma personalmente non mi aspettavo i riferimenti alle tartarughe ninja e quello a Star Wars, quelli a Metal Gear si vedevano già dal trailer, dai. E comunque non capisco perché hai aspettato che arrivassero fin lì per farli fuori, cioè hanno ammazzato tutti i tuoi compagni dell'esercito, li potevi uccidere prima, invece hai aspettato che arrivassero a quel punto, non è chiaro. Ma onestamente non me ne frega neanche un cazzo a questo punto. Beh, Torre non viene ammazzato, lo scortano fuori e alla fine arriva pure il ministro. No, non quello della difesa, l'altro. Era davvero necessario chiamare il capo dei capi? A quale scopo? Comunque lo trascinano in una base segreta solo per avere la gioia di fargli uno spiegone. Commissario Torre, un pubblico ufficiale che credeva di salvare il mondo dagli uomini cattivi. Cosa pensate di fare? Porre fine a tutto questo? Venire a ucciderli, qui, a casa mia? Ma te chi cazzo sei? Ti abbiamo visto in una conferenza, porca puttana! In base a cosa Torre doveva venire a cercarti a casa tua? Se vogliamo dirla tutta, ti sei appena fatto vedere in faccia quando non era assolutamente necessario! Signori, il cattivo più intelligente del mondo! E provate a indovinare cosa dice in questo pippone. Sì, che siamo controllati da loro che sono cattivi. Tu sei solo un piccolo ingranaggio di un sistema che serve a potenziare un impero di cui beneficia solo una piccola elite posta in cima alla piramide. Voi dovete solo strisciare sul fondo, come vermi. Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo. E che tutte le nostre vite fanno schifo per colpa loro, yeah! Milioni di individui che rendiamo inermi attraverso un sistema di controllo perfetto, collaudato, che
se vi riduce in uno stato di schiavitù moderna, legata al salario, tutti uguali, tutti in linea. Sapete, è questo che mi irrita nella teoria del complotto. Si tende a dare la colpa ad altri se noi esseri umani non raggiungiamo i nostri scopi, se non otteniamo risultati, se siamo pigri o non abbiamo aspirazioni. Ma nella vita è la cosa più facile dare la colpa a qualcun altro e non credere in noi stessi. Se diamo la colpa ad un branco di coglioni cinquantenni del fatto che la nostra vita faccia schifo, invece che lavorare al meglio delle nostre forze per migliorarla, stiamo davvero sbagliando tutto. La colpa non è dei cinquantenni ricchi e cattivi, ma nostra, che siamo dei coglioni pigri e non ci stiamo dando abbastanza da fare. E se arriviamo a dare la colpa persino al dentifricio per assolvere noi stessi, stiamo sbagliando davvero tutto. Nella vita, senza essere rettiliani, si può avere successo e si può emergere con il duro lavoro, senza arrendersi mai. O si può sprecare il tempo a nostra disposizione a lamentarsi e dare la colpa a qualcun altro. Pensateci, ragazzuoli. Poi dice che il cinema, la televisione, i mondiali di calcio e i reality sono delle stronzate. Così come i genitori raccontano storielle ai bambini per dargli la medicina, così noi vi raccontiamo storie per darvi ogni giorno la vostra cazzo di medicina. Cinema, televisione, mondiale di calcio, reality. Magari allora era meglio non mettere i riferimenti a Star Wars. Cazzo, era meglio non fare il film direttamente. Stiamo guardando una delle forme di svago inferiori. Sì, in effetti, niente sport, niente TV, niente cinema. Che cazzo fanno questi illuminati per divertirsi? Si inculano a vicenda? I suoi uomini comunque gli chiedono cosa devono farne di Torre e... Se lo uccidessimo avremmo solo sprecato una pallottola. Cosa mai successa in questo film? E poi che cosa potresti mai fare? Raccontarlo in giro? E dimmi una cosa, chi ti crederebbe? Sì, c'è addirittura il nessuno crederebbe mai alle nostre stronzate perché sono troppo assurde! Sapete, dire che sono delle stronzate non le rende delle non stronzate, rimangono delle stronzate! Ma in tutto questo che fine ha fatto il signor Enzino? Attenzione amici! Siamo in diretta da una chiesa talmente squattrinata da non avere i soldi per pagare la bolletta della luce! C'è un raduno del club dei giovani massoni. E chi è il gran maestro? Te l'ho detto, maestro, è solo un piccolo fastidio. Non c'è nulla da preoccuparsi. È lui o non è lui? Ma certo che è lui, il signor Enzino Iacchetti! È come dire una mosca bianca. Ma dove si posano le mosche, signor Enzino? Ma attenzione! Il miglior amico del signor Enzino è l'incappucciato rosso, che dopo aver ucciso il conte Mancini è impazzito e ora ci dà sfoggio del suo ottimo inglese! The flies squeeze themselves to the cry. Binging illnesses. Binging illnesses. Binging. Il sottotitolatore inizialmente è costretto a correggerlo e poi ci rinuncia, non riesce a capire proprio quello che dice. Pensa che parli un idioma sconosciuto. Our system has to remain spotless, spotless, spotless. Nel suo pessimo inglese l'incappucciato rosso fa partire il suo piano per fare un omicidio ancora più bello di quello del conte Mancini. The Lightning Brothers. The day we were waiting for as the trust arrived. Ma proprio a questo punto finisce il budget del film, quindi non lo vediamo! Signor Enzino, non si preoccupi, ha comunque mostrato più dignità qui che in qualsiasi sua partecipazione a C'è posta per te! Fanculo, io ci provo. Le veline! Il film è quasi finito e Torre si ritrova in un cimitero un po' spaesato. Per prima cosa dovrò farmi conoscere. Inizierò a fare cabaret per costruirmi un pubblico. Poi aprirò un blog su internet in cui denuncerò il male del mondo. Poi fonderò un partito. Anzi no, i partiti sono il male, meglio un movimento. Vi fermerò tutti, porca puttana! Illuminati! Andate a fanculo! E questo era Nuovo Ordine Mondiale ed è stato
esattamente quello che mi aspettavo. Già, cosa vi aspettavate che uscisse dopo una sbornia di troppe paranoie complottiste e di troppe partite a Metal Gear? Beh, come ho detto, se non ci avessero messo le cazzate cospirative avrebbe potuto essere un B-movie gradevole e avrei potuto addirittura ammirare un filmettino a basso budget che prova a portare il genere d'azione in Italia. Ma ce le hanno messe, peccato, mi è spiaciuto vedere tante energie sprecate per una storia di questo tipo. Però, se sommiamo la recitazione mediocre, le urla a caso nei momenti clou, gli acchetti che veramente non si capisce come sia finito in mezzo a questa roba, con una sceneggiatura scritta a casazzo otteniamo un film che è quasi un So Bad It's Good, quasi. Ci sono molte parti noiose prima di arrivare alle scene trash divertenti. Magari guardatelo, ma tenete pronto il tasto per mandare avanti veloce e non permettete che queste cospirazioni vi lascino un sedimento. Un sedimento. E questo era tutto, qua Mighty Pirate e... vado a comprarmi uno spazzolino nuovo. Altro che fine del mondo! Peggio, il mondo continuerà! Così! Fregoni, bussoni, suini per staccarti infame di infamoni, marcioni, futura umanità! Son mille, più mille, le candeline sulla terra fa faville. Che bella festa sarà! Chi si dopa? Lancia l'opa! Poi col dito ti clicca sul sito web! Fregoni, bussoni, s'avanza questa santa massa di ciuccioni! Piaccioni, vedrai la trionferà! Lo sai, la trionferà! Hello, I'm the Mighty Pirate Critic. I remember it because sono un temibile recensore. Nah.